Eccoci qua, salve, buonasera, eh, buon pomeriggio e grazie per, per essere qua, grazie ovviamente a Bergamo Scienza per questo invito, ringrazio davvero tutto lo staff che si è prodigato per darci oggi eh, la parola. Eh, vado subito al dunque, oggi proveremo a raccontarvi eh, quali sono le idee, i principi eh, che hanno ispirato la mostra Nulla è perduto che aprirà alla GAMEC il prossimo eh, 15 di ottobre e alla quale tutti voi in quanto partecipanti agli incontri di Bergamo Scienza potrete accedere a un prezzo molto ridotto riservato esclusivamente a voi e questo perché Bergamo Scienza e la fondazione Medolago Ruggeri che è qui rappresentata da Anna Daneri che è anche la curatrice della mostra insieme a me sono partner del progetto e hanno contribuito in forme diverse alla sua realizzazione. Nulla è perduta è una mostra che raccoglie eh, I lavori di circa 60 artisti del passato, recente e del presente, tra i più importanti diciamo, e, e più noti al mondo, ed è il secondo capitolo della Trilogia della Materia, un progetto pluriennale che. Eh, è, il secondo, è un progetto che, che, che è dedicato al tema della materia, appunto. E qualcuno di voi spero ricorderà la mostra Black Hole: Arte e matericità tra informe e invisibile, che la GAMEC ha realizzato nel 2018. Prima di lasciare la parola a Pietro Calandra. Eh, chimico eh, e fisico, eh, straordinario divulgatore scientifico oltre che ricercatore al CNR. Che ringrazio davvero di cuore per eh, avere, essersi prestato al gioco che adesso eh, proveremo a, a fare. Eh, Pietro, ciao, ci senti? Sì, vi sento. Grazie a voi. Salve a tutti. Eh, dicevo, prima di passarti la parola, Pietro, vorrei soffermarmi qualche minuto sull'immagine che eh, campeggia sui manifesti, che sono già in parte stati affissi in città, ed è l'immagine eh, dello straordinario disegno preparatorio al grande dipinto del 1940, La Nascita eh, della Materia, realizzato da Victor Brauner, che abbiamo scelto appunto per, per il lancio della mostra. Ed è un, lo vedete, un disegno che rappresenta una figura androgena, quindi divisa nelle due metà, maschile e femminile. Maschile la parte rosa, femminile la parte azzurra. Questo perché prima del secondo dopoguerra le convenzioni di genere erano, erano invertite e quindi il rosa per i maschietti e il celeste per le femminucce, usando le parole che solitamente si associano no? a questi due colori quando si guarda al mondo dell'infanzia soprattutto, è una figura androgena che ha una testa di lupo, la testa di lupo rappresenta l'elemento della Terra, l'elemento naturale della Terra, dalla, dalla bocca di questa testa esce il fiato del lupo che crea una nuvola ed è una nuvola ovviamente che rappresenta l'elemento dell'aria, il piede della parte maschile poggia su un cratere acceso che rappresenta ovviamente il fuoco e poi invece il piede femminile poggia sull'elemento dell'acqua, in mano il fiore del sole elemento maschile, nell'altra mano il fiore della luna elemento femminile e attorno al corpo di questa figura un serpente. Eh, che crea un cerchio, è il cerchio dell'oroboros che rappresenta appunto il ciclo della vita e l'origine della materia. Che cosa racconta questo disegno? Racconta che la nascita della materia non è un evento che scaturisce dal niente, ma è un ciclo, il ciclo continuo di una materia che si trasforma in continuazione, che nasce e rinasce eh, continuamente. Ehm, ed è questa sostanzialmente eh, l'immagine, eh, il senso, l'idea della materia che eh, hanno comunicato eh, quasi tutti gli artisti appartenenti al movimento del surrealismo, che fu ispirato da Giorgio De Chirico, di cui qui vediamo una opera che è conservata alla Game, che è della replica del 1959 di un importante dipinto, si intitola Il canto d'amore, del 1914, ed è un'opera alchemica perché il guanto eh, appeso... Con il chiodo cita un famoso manoscritto seicentesco che rappresenta lo studio del c'è un'incisione che rappresenta lo studio dell'alchimista, la sfera invece è una citazione da, forse la, 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 la rappresentazione eh, più, più, più conosciuta, ecco, del, dell'alchimia: che è l'incisione della melancolia di, di Dürer. E poi. Gran parte degli autori del, del surrealismo, come dicevo, o ispiratori del surrealismo, eh, furono dei grandi conoscitori eh, dell'alchimia, studiavano i testi alchemici, erano profondamente immersi dentro questa dimensione e eh, hanno narrato un'idea una, della materia eh, così come ho cercato di raccontare prima. Questo è Le Vage de Poussière de Duchamp, questa è un'opera straordinaria di Man Ray, in prestito dalla Tate Modern di Londra, questa è un'altra opera importante di Max Ernst, in prestito dalla Fondazione Guggenheim, questa è un'opera dell'artista dell britannica che poi si è trasferita in Messico, Leonora Carrington, tutte opere, eh, questa è un'opera di Tanguy che vedrete all'interno della mostra se deciderete di venire a farci visita. Ehm, ehm, Ecco, eh, la materia eh, divenne materia di scienza eh, dopo essere stata per secoli materia di filosofia, materia di religione, soltanto quando nel 1789. Antoine Lavoisier pubblicò il trattato di chimica elementare ed è un trattato che contribuì in maniera sostanziale a smantellare buona parte delle credenze alchemiche, che erano tutte avvolte da questo alone di mistero e di magia, pur mantenendo nella sostanza lo stesso campo di indagine e di azione, cioè la materia, la sua origine e le sue trasformazioni. All'interno del trattato Fu per la prima volta spiegata al grande pubblico la legge di conservazione della massa e all'interno del trattato si, legge, si leggono queste righe: Nulla si crea né nelle operazioni dell'arte né in quelle della natura e si può postulare in linea di principio che in ogni operazione vi sia un'uguale quantità di materia prima e dopo l'operazione, che la qualità e la quantità dei principi sia la stessa e che vi siano soltanto cambiamenti, modifiche. Quindi quello che colpisce qui è ovviamente l'associazione tra tra, tra arte e natura e in questo modo Lavoisier dimostrò di volersi rivolgere non soltanto alla ristretta comunità scientifica de, del suo tempo ma a un una platea ben, ben più vasta, tant'è che il manuale fu subito considerato un testo eh, rivoluzionario che voleva mettere in discussione le più profonde convinzioni della società del tempo. E quello che eh, Lavoisier proponeva, ed è il, il punto da cui noi siamo partiti per costruire eh, questo progetto, era una nuova filosofia eh, della eh, materia, sempre più lontana da ragionamenti astratti e sempre più portata alla verifica eh, dei fatti e quindi spingeva l'uomo, qualsiasi uomo, non solo lo scienziato e quindi a maggior ragione anche l'artista a sporcarsi le mani, a entrare nel laboratorio a sperimentare a, a verificare e eh, eh, l'MSG che è stata una grandissima storica della scienza eh, morta peraltro ad Auschwitz, eh, 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 parla del trattato di chimica elementare in questi termini, cioè dicendo che Lavoisier voleva esplorare quella zona intermedia dove la logica e l'esperienza, la deduzione e l'induzione si incontrano, si confrontano e si combinano in diverse maniere. Quindi nulla è perduto, la mostra e anche il libro che eh, stiamo stampando e quindi sarà pronto per l'inaugurazione sono... Guidati da questo eh, principio. Eh, e la mostra racconta quindi diciamo, il fascino della trasformazione e i lavori ra raccolti comprovano in una maniera creativa, ovviamente, eh, l'idea che è propria della chimica ma anche delle teorie più moderne della fisica e Pietro Calandras è qui proprio per connettere in qualche modo i due mondi anche in ragione della sua formazione multidisciplinare, che appunto eh, il mondo non è fatto di cose ma di eventi. E quindi pensare a una mostra che è fatta non di oggetti, quindi di opere che noi tendiamo a interpretare come oggetti, ma è fatta di eventi è qualcosa che ci ha affascinato, ci ha stimolato e che abbiamo provato a raccontare eh, all'interno di questo eh, progetto. Eh, Anna, io ti lascio la parola. E... Dovrebbe parlare Calandra. Eh, eh, sì, 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 certo. Ma per, per... Allora, innanzitutto... Poi ovviamente dare la parola a Pietro. Grazie a Bergamo Scienza, grazie a Lorenzo per questa introduzione e per avermi coinvolta in questo progetto veramente sperimentale anche dal punto di vista curatoriale perché ci rifacciamo alle teorie di Lavoisier anche per creare una mostra fortemente esperienziale che ehm, diventa un laboratorio in continua trasformazione, per cui chi avrà la voglia di tornare lungo i mesi, la mostra dura fino al 13 febbraio del 2022, vedrà anche le stesse opere in trasformazione. Una trasformazione che ehm, eh, attiva gli spettatori in una maniera secondo me molto interessante per eh, andando a verificare alcune delle teorie scientifiche di cui ci parlerà il nostro Pietro Calandra di, eh, con, eh, con partecipazione proprio nella, in questa danza degli atomi che, di cui parlava un grande fisico, Capra eh, nel Tao della Fisica la mostra è pensata per attraversare diversi stati della materia attraverso quattro sezioni abbiamo preso i quattro elementi naturali, acqua, terra, aria e fuoco come eh, emblemi dei quattro stati della materia, quindi la, lo stato liquido, lo stato solido quello gassoso e plasmatico e, e questa divisione un po' diciamo elementare ci ha permesso di suddividere le pratiche artistiche che come diceva Lorenzo eh, partono dai prodromi delle esperienze surrealiste abbiamo un'opera un che è ancora precedente a un film tra, di, dei fratelli Lumière che è stato tra i primi film ehm, colorati della storia del cinema e che è un po' simbolico della relazione che tanti artisti e artisti hanno intessuto con la ricerca scientifica, perché questo film rappresenta una danza famosa di Lloyd Fuller, coreografa statunitense, che ha intessuto una relazione molto forte con Marie Curie. E da, da questa da quest'opera iniziale attraverseremo gli spazi della GameC attraversando i quattro stati della materia, una materia, come si diceva, sempre in trasformazione che porta a um, esperire come visitatrici e visitatori i, gli, i diversi stati appunto che la materia potrà assumere. Sono opere vive, organismi e, um, che, che rappresentano una ricerca attraverso la ricerca artistica che parte dalla chimica, che ha le sue radici nell'alchimia, come si diceva, attraverso un focus molto presente e poderoso di, di opere surrealiste e arriva a toccare le ricerche più contemporanee sulle questioni ambientali di cui tratteremo anche con, con il nostro ospite scienziato. Daremo la parola quindi a Pietro. Certo, Perché Pietro, noi ti volevamo chiedere appunto eh, questo trattato di chimica elementare, eh, mitico, leggendario, a cui noi ci siamo ispirati diversi anni dopo, direi, no? Che cosa, che cosa è rimasto, che cosa è cambiato, eh, che cosa è stato confermato, che cosa è stato negato, ma soprattutto che valore ha ancora oggi secondo te? Certo, intanto... Ringrazio per, per l'invito, sono lusingato di questa presenza e ti rispondo immediatamente. Quello è stato una pietra miliare, è stato un, uno scritto fondamentale. Mm, elementare non soltanto dal punto di vista della semplicità, trattato elementare, ma proprio degli elementi, perché lì per la prima volta direi eh, si ha una visione della materia fatta di elementi base, quindi di mattoni costitutivi della materia. E nella combustione prima si pensava al floggistono, una sorta di energia che veniva liberata durante la combustione, una sorta di, di essenza della materia che veniva presa o ceduta. E lui invece capì: intui, prima poi capì anche con misure che quando un elemento brucia, quando c'è una combustione, c'è un assorbimento di gas dall'esterno. Quindi l'aria in qualche modo contribuisce alla, alla combustione. E quindi in qualche modo durante la combustione il materiale che brucia sta assorbendo aria. Okay. La cosa carina è che poi lui si è accorta che dopo l'elemento combusto ritorna allo stadio iniziale e eh, riliberando questa aria. E grazie a queste osservazioni in la presenza dell'ossigeno, credo che lui proprio battezzò proprio l'ossigeno in questi scritti. Quindi questo è capite bene l'ABC della chimica, è la nascita della chimica. Infatti, Lo Si è chiaramente considerato il padre della chimica. Però devo dire anche un'altra cosa. Mh, lui due anni prima aveva eh, scritto un altro libro, Il metodo di nomenclatura chimica, proprio perché voleva individuare questi elementi base. Questo approccio c'è tuttora, quindi tutto questo è stato l'inizio, ma c'è tuttora perché. Ci ricordiamo sicuramente che eh, due anni fa il 2019 è stato l'anno internazionale della tavola periodica. L'UNESCO ha sancito che il 2019 eh, fosse l'anno della tavola periodica perché erano i 150 anni della pubblicazione di Dmitri Mendeleev del suo sistema eh, periodico della tavola periodica. E, mh, questo UNESCO l'ha fatto per far capire che la chimica è una disciplina centrale un po' a tutti le attività umane e Dmitri Mendeleev, quindi 150 anni prima del 2019 aveva eh, messo in ordine tutti gli elementi chimici chiaramente dalla Voissier a Mendeleev del tempo è passato quindi si sono conosciuti altri elementi chimici e ricordiamo che in questi ultimi 150 anni sono stati scoperti tanti altri elementi chimici, circa un terzo della tavola periodica del, di Dmitri Mendeleev era vuota, gli elementi sono stati ipotizzati da lui, ma si sono scoperti man mano, e gli ultimi elementi scoperti sono del 2016, pensate un po', e se ne stanno scoprendo di nuovi. Quindi, eh, in conclusione, questo trattato di chimica elementare, ma non solo questo, tutti gli studi di questo grande scienziato hanno posto le basi della chimica. E giustamente diceva che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e il motivo scientifico è semplice, è sem se la regia manda un'immagine che avevo preparato, mi mh, verrebbe incontro, mi aiuterebbe. Ecco, vedete, questo è uno sketch di quello che succede nella materia. È un principio, se volete, unico in tutta la natura, però pensiamo un pochettino alla, alla materia. Eh, la materia è fatta da atomi, quindi gli atomi sono gli elementi base della materia. In realtà questi a loro volta sono fatti da particelle subatomiche, ma... No, non mi soffermo su questo. Gli atomi si aggregano a formare delle molecole. Quindi, tanti atomi, ce cioè ne sono circa 120 nella tavola periodica, si aggregano a formare delle molecole. Ogni molecola costituisce una sostanza. Tante molecole si aggregano a fare delle strutture sempre più grandi: pensate un po' alle proteine, alle macromolecole, alle biomolecole, gli enzimi, no? Tanti aggregati di questo genere formano le cellule, ma possiamo continuare: tante cellule form formano un tessuto, tanti tessuti formano un organo, tanti organi formano l'individuo, l'essere umano e così via. Quindi, quando si distrugge qualche cosa, in realtà si scende da un livello di complessità a quello inferiore. Se si Smembra un organo, abbiamo le cellule, se si smembra una cellula, abbiamo le molecole, smembriamo una molecola, abbiamo gli atomi. Quindi quello che vediamo in realtà è soltanto il risultato aggregativo di questi elementi base. Ecco perché nulla si può creare, nulla si può distruggere. Perché quello che vediamo è semplicemente come questi mattoni hanno costruito questi palazzi più o meno grandi. Possiamo Battere il palazzo, ma i mattoni rimangono dipende soltanto da come si aggregano. Una cosa importante è che questo è, si chiama complessità: quando c'è un'aggregazione di oggetti a fare un oggetto più grande, pensate ad un banco di pesci, emergono delle proprietà nuove. Infatti, spesso il banco di pesci ha delle proprietà particolari che non sono riconducibili al comportamento del pesciolino. È bellissimo. Non so se l'avete presente, una scena del film Alla ricerca di Nemo. Eh, quando il papà chiede informazioni al banco di pesci dove posso trovare, ora non mi ricordo esattamente cosa, e il banco di pesci risponde come se fosse un organismo unico, e infatti è un supraorganismo. Quindi quando tanti pesci, ma anche gli uccelli in migrazione, e di esempi se ne posso fare tanti, si organizzano a fare una struttura più complessa, ecco che spunta una proprietà emergente, si forma una struttura nuova. Questo è ragazzi è quello che ha scoperto ha studiato il grande Nobel italiano per la fisica questa settimana Giorgio Parisi eh, ha preso il Nobel per la fisica e lui studiava proprio questo i sistemi complessi che sono poi le quindi insomma io vorrei, vorrei ecco, concludere eh, dicendo che la OSIE sì è stato un grande è stato il primo che ha iniziato la chimica degli elementi, e da allora di passi avanti se ne sono stati fatti tanti. Ora, dove andremo? Come un po' di perspectives, future perspectives, dove andremo? Beh, come disse eh, Jean-Marie Laine, che Nobel nel 1987 diceva, noi sappiamo dove siamo arrivati, sappiamo dove vogliamo arrivare con il nostro studio, l'organismo umano, pensante, con una coscienza, con una capacità di decidere decisionale questo è quello che l'evoluzione ha prodotto con la chimica però come gli elementi aggregandosi tra di loro arrivano a questo questo è ancora tutto da scoprire Beh, certo e magari non so questa scoperta potremmo tentarla anche di... attraverso l'osservazione ah, sì. di qualcuna delle opere che abbiamo inserito all'interno della nostra mostra noi Abbiamo pensato abbiamo di fare un gioco, di sceglierne pensato, una per sì. ogni sezione e di uh, provare un pochino a sviscerarne i segreti scientifici. <ride> è un esperimento che portiamo a Bergamo Scienza di lettura scientifica di opere d'arte. Abbiamo scelto, come dicevamo, quattro opere rappresentative delle quattro sezioni. Eh, la mostra si aprirà con la sezione dell'aria. E abbiamo la fortuna di portare un'opera fortemente iconica del, dell'arte contemporanea di Hans Hacke, artista tedesco nato nel 1936, naturalizzato statunitense. E Si tratta del Large Condensation Cube, che Hans Hacke ha realizzato a partire dal 1963 fino al 1967 in diverse dimensioni. L'opera è attualmente presente nelle collezioni dei maggiori musei del mondo e L'artista ci ha accordato la possibilità di farne una copia appositamente per la nostra mostra. Cosa succede in questo, in questo cubo? È un cubo in plexiglass eh, con un centimetro di acqua distillata. E uno dei protagonisti della nostra mostra che affronteremo insieme a Pietro, che è il solfato di zolfo. E, mh, come un ambiente di rame. Eh? Di, di rame. Di rame. Eh, come un ambiente organico chiù, conchiuso, eh, grazie all'escursione termica, eh, crea un continuo e perpetuo eh, movimento tra condensazione ed evaporazione, di cui ci parlerà eh, Pietro adesso. L'interesse di, di Ansacche in quell'epoca, negli anni 60, era un, un interesse protoambientalista ha realizzato numerose opere che avevano a che fare con elementi naturali, in questo caso è la natura che entra a tutti gli effetti nello spazio, nello spazio museale attraverso una delle forme iconiche minimaliste del, appunto, del cubo trasparente. Lascio la parola a Pietro per fare questo esperimento ulteriore di lettura scientifica di quest'opera. Ma guarda, eh, la scienza inizia sempre da un'osservazione sperimentale. Qui è carino vedere che la condensazione, la condensa no, un termine comune, avviene sulle pareti, non vediamo delle goccioline sospese in aria. Quindi, questa osservazione in realtà è un assist per tanti gol che possiamo fare. Perché, eh, perché l'umidità condensa su una parete? Ecco, Questa è la prima domanda che possiamo fare. In realtà. Il vapore acro, che è il liquido disciolto nell'aria, è per nucleare, questo è il termine tecnico giusto, per nucleare, quindi per condensare in acqua liquida, ha bisogno di un supporto. Certo, per l'aria ogni punto è equivalente, ma nel momento in cui c'è una parete, ecco, quello è un supporto adatto dove far avvenire questa condensazione. Infatti, le goccioline si formano ehm, sulle pareti. Questo, questo è un concetto molto molto importante. Un concetto così importante che ha ehm, stimolato alcuni Nobel. Voglio citare un esempio molto carino perché è anche divertente la storia. Siamo nel 1952 e quindi siamo in un periodo di piena fisica delle particelle. La fisica in quel periodo stava avendo un esplò mostruoso. C'era il modello standard delle particelle elementari, si prendevano i frutti del progetto Manhattan e nel 1952. 1952 eh, nel Michigan un brillante assistente di fisica 25enne tale Donald Glaser eh, speculava bevendo una bella birra, era un amante di birre e notò una cosa molto interessante. E ora vedete perché cosa c'entra la condensazione. Notò che nella birra il Berlage si forma, e eh, qui possiamo vederlo, il perlage si forma, nel momento in cui separa la schiuma si può vedere, il perlage si forma sempre sugli stessi punti del bicchiere. Prendete spumante, champagne, birra, acqua gassata. le bollicine si formano sempre dagli stessi punti. Perché? Questo lo mettiamo per una bevuta finale. Perché? In quel punto ci sono delle imperfezioni più accentuate, quindi il vetro non è liscio, ha certe imperfezioni in alcuni punti e quella discontinuità offre all'anidride carbonica sciolta eh, la possibilità di formare la bolla, di condensare nella bolla. A quei tempi le particelle elementari si, ri si rilevavano con la camera a nebbia, un po' come il condensation cube. C'era un vapore, la particella elementare passa. Le goccioline condensano lungo questa traiettoria e dalla forma, dalla direzione di queste linee, di queste tracce, si calcolava la, eh, la velocità, la massa delle particelle, un po' come la scia degli aeroplani. No? Quando passa la scia, nulla a che vedere con le fantomatiche scichimiche. Quando l'aerorazione lascia la scia, il principio è questo, c'è cioè una perturbazione negli strati, alti, condensa l'umidità e lascia la scia. Bene, il nostro glazer ha invertito l'idea, ma anziché usare il vapore che condensa, perché non prendiamo un liquido col gas dentro che forma le bolle? Quindi ha invertito il concetto di condensazione, un po' come il condensation cube, al contrario, dove c'è il liquido dentro e le bollicine che si formano. E l'idea è geniale, perché in un liquido c'è cioè molte più molecole, pensate a Condensation Club, tutto sommato vuoto, con del vapore, gas dentro, pensatelo, pieno di un liquido, pesa molto di più. Perché pesa di più? Perché ci sono molte più molecole dentro. Quindi la particella attraversando il liquido incontrava molte più particelle e la rilevazione doveva essere più efficace. Insomma, per farla breve, lui davvero fece gli esperimenti con l'amata birra, quindi immaginatevi lui che tempo arriva in laboratorio con le casse di birra, apriva il birre, quindi tanfo di birra eh, eh, a mai finire, e immagino anche il malcontento dei colleghi che doveva di dividere con lui gli spazi lavorativi. Chiaramente in successi continui. Fu un tale Luis Salvarez, un fisico, quello della teoria delle estinzioni, de, dell'estinzione dei dinosauri a casa del meteorite, sì, sì, proprio lui, lui salvare il fisico, che gli suggerì: senti, Bellomio, forse anziché la birra è meglio usare l'idrogeno liquido. Seguì il consiglio, Donald Glaser, e vinse il Nobel. L'idea funzionò per l'invenzione della camera a bolle che sostituì la camera a nebbia. Quindi, eh, lui fu uno dei più, forse il più più giovane laureato aveva, eh, sono passati otto anni perché il Nobel fu del 60, era partito nel 52 che ha 25 anni, sono passati otto anni, quindi a 33-34 perché il Nobel l'hanno dato dopo il compleanno, a 34 anni fu un grande laureato. Quindi, per farla breve, questo Condensation Club dà tantissimi spunti perché la condensazione avviene non soltanto dal vapore al liquido, ma anche dal gas sciolto a formare le bolle e quindi eh, vedete come eh, tanti processi possono essere immaginati. E comunque c'è bisogno di una discontinuità, di un'imperfezione. Qui è bello eh, pensare al fatto che le cose avvengono se c'è un'imperfezione, però qui entriamo in altri campi. Ma la, eh, È bellissimo quello che dicevi anche rispetto alla libertà del, di questi elementi quello che interessava Ansac era proprio l'idea che l'opera si continuasse ad autoformare senza necessariamente l'intervento dell'artista perché c'è un rimando anche alla pittura del dripping sulle pareti, questo continuo eh, cadere sulle pareti del, delle goccioline crea dei disegni. E quindi c'è un passaggio ulteriore proprio mh, quasi di libertà dell'opera di autoformarsi che interessava a Guarda, una cosa interessante è pensare un po' a cosa eh, fosse successo, siamo qui no, per parlare eh, senza l'artista e lui, ma eh, cosa poteva succedere? Se avesse messo delle lastre di Plexiglas volutamente rigate, magari una un po' più ruida, una un po' più liscia, probabilmente vedendo facce diverse eh, lo spettatore avrebbe visto rigagnoli eh, diversi, quindi effetti diversi, perché no, è un'idea. <ride> proveremo a suggerirgliela, chissà che non voglia farne una versione aggiornata. Eh, noi intanto siamo in trepidante attesa perché l'opera è stata allestita stamattina e adesso la condensa per ora non, non si è ancora formata, quindi eh, sì, speriamo sì. che questo accada, ma del resto credo che l'imprevisto sia anche un pochino parte eh, del lavoro stesso. Anna, passiamo Abbiamo adesso un artista di una generazione leggermente più giovane del 49 Dove Brechov che ha fatto partire, ha realizzato dagli anni 80, dall'84, una serie di contingency painting, pitture contingenti. Quello che abbiamo in mostra in, uh, alla GAMEC ha un sottotitolo Pinecone and Drift Food, um, perché è realizzato, um, secondo appunto questa... Idea di continua esperienza e di interazione con, con gli agenti chimici da parte di Dov Bresciff con una tela, una tela tradizionale tirata su un telaio, sulla quale l'artista um, distende delle foglie d'argento di, di, e um, la, fa interagire l'argento, questa superficie argentea. Con uh, un elemento che ci spiegherà meglio Pietro di cosa si tratta, uh, chiamato tecnicamente fegato di zolfo, e, um, che uh, interagendo con la superficie la scurisce. Um, L'artista um, casualmente, lei era molto vicina a John Cage che ha scritto del suo lavoro e quindi l'idea della casualità uh, fa molto parte della sua ricerca, casualmente lei ha gettato sulla superficie... Appunto, preventivamente cosparsa di queste foglie d'argento: dei legni, eh, da qui il titolo, eh, recuperati dal, dal, fiume, eh, dal fiume New Yorkese. E un'ulteriore eh, casualità è data dall'esposizione della tela a una tormenta di neve per circa un giorno. L'esposizione è stata fatta non esattamente in verticale, la tela era leggermente obliqua, quindi eh, la neve si è depositata in eh, alcune parti di questa tela, creando poi una interazione che qui eh, ci aiuterà ancora ulteriormente Pietro a capire: ha dato vita a una superficie che non uniformemente si scurisce perché appunto questi contingency painting sono pensati per essere in continua trasformazione, quindi le foto che abbiamo in catalogo eh, documentano l'opera in una versione leggermente più chiara di quanto non la vedrete e, e tra l'altro appunto la, la superficie non si è uniformemente scurita. Quindi questa reazione in atto, in essere, ha uh, alla sua base una casualità, da qui il titolo, che come per Ansacche sta alla base del lavoro e della ricerca di Dov Bradshaw. Che come forse ci spiegherà meglio Pietro, ha alla sua base anche un'idea di compartecipazione degli elementi. E noi esseri umani, come spieghiamo anche nel nostro libro, grazie anche eh, ai contributi di antropologi, ricercatori di vari settori, abbiamo ospitato nel, appunto nel catalogo: eh, spesso mettono a fuoco l'interazione tra esseri umani e elementi che interessa delle opere in mostra Pietro Beh, eh, secondo me per iniziare è meglio dire qualche cosa eh, diciamo di chimica di base così si capisce un poco cosa c'è in quel quadro eh, l'argento è un metallo nobile è un metallo nobile quindi abbastanza resistente no? eh, le, i contatti elettrici eh, degli high fidelity sono in placcati d'oro Proprio perché loro è resistente all'ossidazione. Il, il metallo argento, pure purtroppo, ahimè, ha un acerrimo nemico che è lo zolfo, quindi il solfuro è uno dei pochi elementi chimici che riesce ad intaccare questo. Tutti conosciamo la famosa posateria d'argento della nonna, che col tempo brunisce, diventa scura e va lucidata. Perché l'argento col tempo interagisce con anidride solforosa che è un inquinante è atmosferico e a poco a poco viene degradato dal, da questo anidride solforosa, dai composti eh, solforati. Si forma del solfuro d'argento che è nero, quindi col tempo l'argento invecchia, viene deteriorato dalla poca anidride solforosa eh, dell'aria e imbrunisce. E questa è la cantite, un minerale solfuro d'argento che ha questa colorazione nera. L'artista ha utilizzato un una soluzione di solfuro di potassio. Eh, ci sono altri composti solforati nel eh, fegato di zolfo, però il solfuro di potassio è il protagonista che è, è, annerisce, ossida, imbrunisce l'argento, formando la quantità appunto il solfuro d'argento che è abbastanza stabile. E quindi questo è il motivo per cui le foglie d'argento hanno una colorazione scura, sembra un argento vecchio. L'aggiunta di composti organici, quindi eh, quello che ha, è stato aggiunto successivamente, complica il meccanismo chimico. Quindi c'è un'atmosfera con i suoi agenti ossidanti, il solfuro di potassio aggiunto, l'argento che reagisce con quello. Ci sono tanti protagonisti in questa mescola chimica, per cui le reazioni chimiche iniziano ad essere veramente tante. Quindi ora qua io non voglio entrare nel dettaglio, è chiaro, però voglio dire una cosa molto interessante. Spesso pensiamo alle reazioni chimiche come qualcosa che uno vede, come qualcosa che avviene in tempi brevi un foglio che brucia, la colorazione nel bicchiere che cambia, quindi qualcosa di immediato se vogliamo. Ci sono invece le cosiddette reazioni lente che non sembrano procedere, ma soltanto perché sono così lente che noi non ce ne accorgiamo. Pensate un po' al vetro, il vetro sembra un solido, in realtà è un liquido, molto viscoso, ma è un liquido, quindi anche il vetro scorre. Se voi prendete una lastra di vetro, Vedete che ha le facce parallele, ma se avete la pazienza di aspettare circa un migliaio di anni, vedrete che, dopo tutto questo tempo, la lastra di vetro inizia a deformarsi: si spancia verso il basso, perché questo liquido, ahimè, il vetro è un liquido, questo liquido inizia a colare, a fluire. Quindi vedete, ci sono delle, dei processi che sono così lenti che sembrano non avvenire. Quindi in questo caso ci sono dei processi molto lenti che avvengono con il tempo e qui la temperatura è molto importante perché c'è un principio fisico, si chiama principio di sovrapposizione tempo-temperatura, che significa che tempo e temperatura vanno a braccetto, quindi se uno aumenta la temperatura il tempo scorre più velocemente. È un po' come la relatività esseniana ristretta se uno va più veloce, no? il tempo ne risente, quindi il tempo è sempre collegato a qualche altra variabile fisica, in questo caso eh, con eh, la eh, temperatura. Quindi, ma, ma questo, un altro esempio, questo avviene anche nella birra, la eh, fermentazione e la rifermentazione in bottiglia fa sì che col tempo si inneschino delle reazioni biochimiche lente, lente, molto lente, e se aprite una bottiglia rifermentata, eh, in bottiglia, una birra rifermentata in bottiglia, dopo un mese dalla preparazione o dopo due mesi o dopo un anno, vedrete che ha sapori diversi per, que per questo motivo. Quindi ecco, l'opera è molto interessante per questo, perché fa vedere intanto la complessità della chimica, intanto la lentezza e il tempo che la natura si prende per far avvenire le cose, ma la, la combustione di un foglio. Se prende fuoco lo vedete subito, ma se prendete un libro vecchio, vedete i fogli ingialliti perché sta avvenendo la combustione però senza sviluppo di fiamma, quindi molto molto lentamente. Quindi ecco, vedete l'aspetto interessante della natura che può, eh, nel suo calderone di processi possibili, anche attingere a, quegli, a quei fenomeni così lenti che sembrano non avvenire ma che sono di estrema complessità. Tant'è vero che nell'opera dell'artista non è prevedibile eh, eh, lo sviluppo della colorazione dopo un mese o dopo due mesi, è tutto abbastanza imprevedibile. E qui, Anna, ci sarebbe stato bene far vedere l'immagine del nostro Yellow TV di Tony Conrad, che è appunto una pittura che ingiallisce. Molto lentamente. È proprio questo processo lento di combustione a cui faceva riferimento uh -huh. Pietro. Che sicuramente è anche quell'opera a cui quell'opera attinge. Uh -huh. Vogliamo andare avanti? Ah, hai parlato di combustione. La sezione è quella del fuoco. Con un'opera dell'artista francese Michel Blasy del 2000, l'intitolo è Fleur de Bain Moussin. Fiori di bagnoschiuma, e qui forse appunto si tratta di un evento invece istantaneo perché l'elemento di partenza sono dei, dei flaconi di bagnoschiuma, come dice il titolo, che diventano un'inflorescenza grazie alla combustione del, del flacone stesso e dell'aria che lo contiene. Eh, mi piace citare una, una frase dell'artista che mh, si definisce un giardiniere che accudisce la materia nella sua crescita quasi naturale. E, mh, nelle sue opere Blasi fa spesso uso di materie riciclate, di ready made e quasi ad andare a sondare attraverso la propria opera una, una crescita naturale dei materiali, dei polimeri e dei materiali plastici. E questo ci avvicina a tutta una riflessione rispetto al riutilizzo del, degli scarti, della materia appunto rigettata, che è una delle grandi tematiche rispetto all'emergenza ambientale che stiamo vivendo e che artisti e artisti hanno affrontato. Già a partire dagli anni 60 e 70, infatti, avremo un'altra opera iconica in mostra che è il film di Gordon Matta Clark, Fire Child, sempre per questa sezione. Che ehm, ha spesso lavorato con, eh, con i rifiuti. Quindi vediamo un po' cosa accade in questi fiori di bagnoschiuma. Beh, questo. È un esempio di un tipo particolare di plastica. Questo è un polimero eh, termoplastico. Ci sono, I polimeri sono termoplastici, termoindurenti e dell'astomeri. Già il nome eh, suggerisce il comportamento. Il termoplastico diventa plastico se si scalda, il termoindurente invece si. Sì, Irrigidisce se viene scaldato in maniera irreversibile e poi gli elastomeri, praticamente, sarebbero le sostanze elastiche, le, le gomme che sono plastiche. Questo è un caso particolare di plastica che è termoplastica: infatti, è stata scaldata e si è potuta cambiare la forma di questi oggetti. Sulle plastiche c'è molto da dire, soprattutto perché sono attualmente sotto i riflettori perché le plastiche sono inquinanti, perché le plastiche vengono gettate, perché eh, si raccolgono negli oceani, tutto vero. Però eh, c'è da dire che sono dei materiali eccellenti, sono dei materiali formidabili. Tant'è che nel 1963, qui c'è un altro Nobel, anche questa volta italiana, Giulio Natta nel 1963 è stato insignito del Nobel per avere scoperto un catalizzatore per produrre, un tipo particolare di plastica, perché la plastica, vedete, a differenza delle altre sostanze, ha una marcia in più. Io qui ho portato un modellino per farvi capire l'idea. Questa qui è una, una molecolina, no? Questo è un idrocarburo, ok? Il componente della benzina, per intenderci. Bene, nel polimero la struttura molecolare continua per migliaia e migliaia di atomi. Quindi pensate un po' a questa struttura, Identica, che però si ripete più volte in una catena lunghissima. Bene, Giulio Natta ha trovato un modo per far sì che questi gruppi qui, questi gruppi qui, stessero nella catena tutti dallo stesso lato. Quindi questo qua in alto, questo qua in alto. E questo si chiama tatticità. Ha trovato un modo per fare il polipropilene isotattico. Perché altrimenti questo gruppo poteva essere qui sotto? No? La il sindotattico questa disposizione è fondamentale per le proprietà di tutta la plastica perché vedete le proprietà di un materiale non è soltanto riconducibile singoli costituenti atomici ma come questi aggregati si dispongono nello spazio ma la cosa più interessante ancora è che in realtà non è una struttura fissa perché quello che faccio io qui questo qui questo movimento qui avviene realmente in natura, questo movimento in natura avviene un milione di volte al secondo e forse anche di più, ma anche questo avviene, la catena lunga si torce, si flette, si aggroviglia, quindi questi movimenti danno la proprietà finale al risultato. Quindi pensate un po' Gionatta che importanza ha ah, avuto nel riuscire a formare queste catene con questi gruppetti tutti da un lato, tutti da un lato, anziché disposti in maniera casuale. In realtà il Nobel l'ha diviso insieme a Carl Ziegler, eh, però è, è, è giusto nominare eh, in questo caso il contributo italiano. Bene, quanti modi ci sono per distribuire questi atomi in catene così lunghe? Un'infinità. Pensate ad un piatto di spaghetti, con spaghetti lunghi metri e metri, con migliaia di spaghetti. Quanti piatti di pasta diversi potete fare avendo a disposizione questi spaghetti così lunghi e così tanti? Un'infinità. Quindi la varietà delle plastiche nasce proprio da questo, perché ci sono tantissimi modi per aggrovigliare questi spaghetti e tantissimi tipi di spaghetti che si possono formare. Ecco perché le plastiche sono così importanti. E io, e qui... Voglio approfittare di questo momento per dire che non dobbiamo condannare la plastica. La plastica è un materiale con delle proprietà eccezionali: sono leggere, sono resistenti, tutto sta nell'utilizzo che se ne fa. Perché se siamo nell'idea dell'usa e getta, si butta la plastica e questo non è un processo sostenibile. In natura tutto è circolare: il ciclo dell'azoto, l'abbiamo detto questa sera, i cicli degli elementi in natura. Quello che è scarto per un processo è risorsa iniziale per un altro processo. In natura esistono cicli. La Terra è, ha, una, ha dei suoi limiti, a meno che non andiamo a cronizzare altri pianeti perché abbiamo ridotto la Terra come un sacchetto di spazzatura. Quindi in quest'ottica di economia circolare non possiamo permetterci di buttare perché non ce ne facciamo più niente, perché quello che è per noi un rifiuto deve essere un input per un altro processo in un ciclo. Perché altrimenti succede quello che sta succedendo, le macchie di pattume nell'oceano. Al centro degli oceani si raccolgono tutti i rifiuti, perché come sapete tutti i rifiuti vanno a mare. È un detto che si usa a geologia. Ma quelle correnti marine, e quindi le grandi correnti degli oceani, che per l'accelerazione di quello lì nella Terra hanno sempre degli andamenti orari nell'emisfero nord del pianeta, anti-orari nell'emisfero sud, fanno sì che concentrano questi rifiuti al centro degli oceani, le chiazze di pattume degli oceani, dove è, stato stimato, dove è stata stimata una concentrazione di rifiuti di un pezzo di plastica ogni metro quadro. È un milione ogni chilometro quadrato. Quindi immaginate voi, andate in oceano aperto, siete al centro dell'oceano, nuotate e trovate ogni metro quadro un pezzo di plastica, un rifiuto. È sconcertante. A questo aggiungiamo, e qui concludo, che poi questa plastica a poco a poco si degrada in pezzi sempre più piccoli, vengono mangiati dai pesci, noi mangiamo il pesce e quindi riprendiamo quello che abbiamo buttato all'interno del corpo umano. Quindi, vedete, questa è la problematica attuale per una cattiva gestione della materia plastica. E io sono contento di parlare questo, è veramente l'artista, ha avuto... Diciamo un grosso contributo nel presentare questo materiale al mondo artistico perché pone veramente tanti eh, quesiti. Questo, come vedete, è un materiale eccezionale. Le colorazioni si prestano benissimo le plastiche ad essere colorate, le, le termoplastiche possono essere modellate, sono economiche, sono resistenti. Io auguro a quest'opera cent'anni di salute, ma visto che è plastica non corro il rischio di essere smentito. È davvero un grazie all'artista per aver eh, prodotto quest'opera di cui stiamo discutendo e per aver sollevato quindi direttamente questo problema. Tra l'altro è una delle primissime opere di, di Michel Bosì. Eh, credo sia proprio di, di quando ha iniziato a operare come artista o, o, o poco dopo. Anna, ci rimane poco tempo, per cui io abbiamo l'ultima sezione a che è quella dell'acqua con uno degli artisti dell'ultima generazione, Roger Hearns, eh, nato nel 1975, con una delle sue opere della serie World Dis Disclosure del 2015. Eh, è una serie di opere eh, fatte utilizzando motori automobilistici ehm, che l'artista immerge in vasche eh, con una diluizione sconosciuta, però forse eh, Pietro potrai dirci di che diluizione si tratta: di solfato di rame il nostro protagonista della mostra, creando un'interazione anch'essa libera, non programmabile dall'artista, di superfici cristalline, qui una delle tante trasformazioni che vedrete nelle opere in mostra, che l'artista poi mette in relazione con una struttura che si rifà a Donald Judd, altro artista storico minimalista, eh, creando una sorta di nuovo essere umano perché ehm, l'opera ha delle dimensioni eh, antropomorfe in qualche modo. L'artista ha fatto una serie di queste opere, alcune ehm, anche molto famose, forse la più celebre è eh, la possiamo vedere anche purtroppo nel purtroppo no non, non è in questo PDF non so comunque. Perché, a Londra aveva fatto un esperimento eh, con un intero appartamento di social housing, di edilizia popolare, che attraverso questa interazione col solfato di, di rame era diventato una sorta di antro delle meraviglie, di archeologia sottomarina, come, come lui la definisce. Pietro, parlaci di questa Questi cristallizzazione. Sì. Questi sono dei cristalli veramente belli. Il solfato di rame si presta. Eh, tengo a precisare che questo è un solfato di rame pentahidrato: significa che all'interno della struttura cristallina, per ogni atomo di rame ci stanno cinque molecole di acqua che interagiscono con questo. Questa è la causa del colore. Perché se prendete quei cristalli, li scaldate quindi fate in modo che quest'acqua possa essere liberata via, il materiale diventa. Bianco, una polvere bianca, quindi perde il colore, quindi questo colore è bellissimo e, e nasce da, dall'interazione tra la luce e la struttura elettronica di questo rame in vicinanza dell'acqua, quindi l'acqua è un protagonista, se vogliamo, di questo, di questo materiale. Mi dispiace dire che il solfato di rame pentaidrato, che dal punto di vista mineralogico si chiama calcantite, è tossico. Infatti, era stato usato nel condensation Cube per evitare la formazione di muffe, alghe. Infatti, la calcantite è un anticritto utilizzato eh, per la sua attività biocida nei confronti di funghi, batteri ed alghe. La EFSA, che è la European Food and Safety Authority, che è l'autorità appunto per la sicurezza alimentare europea, l'ha detto: il solfato di rame si usa eh, soprattutto nelle vigne per questa. La sua caratteristica però è tossico eppure si continua ad utilizzare, c'è stata una proroga di 5 anni dalla comunità europea però eh, questo è l'effetto adesso si tende a sostituirlo però eh, basta non ingerirlo non toccarlo e siamo a posto eh, questi cristalli sono veramente belli, questo è un processo di cristallizzazione mi chiedevate della diluizione che si deve utilizzare per formare questi cristalli la risposta è vaga deve essere vaga perché dipende perché la concentrazione fa cambiare il tipo di cristallizzazione quindi più è concentrata più cristalli si formano ma più cristalli si formano, più piccoli sono perché non c'è il tempo per i piccoli cristalli di aggregarsi a formare cristalli grossi. Viceversa, se la soluzione è più diluita, si forma più lentamente. Po pochi cristalli, ma cresce accrescendosi più lentamente, hanno la possibilità di diventare cristalli più grandi. E anche qui la temperatura è molto importante. E generalmente. La cristallizzazione per ottenere questi bei cristalli si fa tendo, eh, mettendosi in condizioni di bassa temperatura. Quindi tutti i processi sono più lenti. Vi ricordate il principio sovrapposizione tempo-temperatura? È eh, la stessa cosa. Quindi basse temperature, basse diluizioni: si formano cristalli pochi, ma hanno il tempo di accrescersi. Si formano dei cristalli puri, grandi, con una colorazione accentuata. E ho visto nel PDF che mi avete mandato, forse non so se siete in grado di mostrarlo, nella parte superiore è interessante notare che c'è uno strato con una colorazione leggermente più chiara. Ora, questo nasce dal fatto che questo atomo di rame, che interagisce con le molecole di acqua, se ci sono altri composti chimici in giro. Interagisce con questi altri composti. Quindi la colorazione spiccatamente blu data dall'acqua può essere cambiata se nella soluzione ci sono. Ecco qui si vede benissimo, è più sul, sul verdastro: se ci sono altri elementi che danno appunto colorazioni leggermente diverse, quindi per esempio tracce di ammoniaca danno un blu ancora più intenso e così via. A questo aggiungiamo anche il fatto che in realtà poi questi stanno all'aria, quindi pensiamo un po' a questo blocco motore, magari la parte di sopra sta sul pelo dell'acqua a contatto con l'aria, quindi c'è l'ossigeno, quindi le condizioni sono diverse e tutto questo contribuisce a formare una colorazione diversa. Io qui eh, a cosa del tempo stretto concluderei, eh, però ecco, vorrei un po' dare un'ultima idea sulla formazione del colore. Perché vedete, spesso i bei colori nascono da due effetti: uno è la colorazione di quel, di quel corpo, di quell'oggetto, un colore blu è tale perché viene illuminato dalla luce e quindi vediamo il blu. Certo, se spegniamo la luce non vediamo più niente. Non vediamo il blu, questo è ovvio. Quindi la luce investe l'oggetto, tutte le colorazioni vengono assorbite per processi elettronici e chimico-fisici. L'unico colore che non viene assorbito viene sputato fuori, il blu. Ma c'è un'altra componente molto importante, la fluorescenza. Spesso un colore è bello e così bello perché c'è un commento di... Fluorescenza. Cioè il corpo assorbe sì delle radiazioni, ma è capace di emetterne altre. Quindi è come se si comportasse da lampadina. Le colorazioni vive accese della barriera corallina sono stato all'acquario di Genova. È spettacolare vedere queste colorazioni così accese è perché quei pigmenti sono fluorescenti. Quindi assorbono la luce, sì, sono colorati, ma in più emettono luce. Quindi questa colorazione viva spesso nasce anche da quest'altro processo. E io qui ringrazio per avermi dato questa possibilità. Grazie davvero, grazie infinite, Pietro. Eh, sì, noi cerchiamo di non far toccare le opere in mostra, ecco, no. quindi per questa cercheremo di stare ancora più attenti. Eh, ti ringrazio. Io non so se ci sono delle domande dal pubblico, delle, delle curiosità. Nel caso ce ne fossero, eh, fatevi avanti. Capisco che la, la dimensione. Platea del teatro forse non aiuta. Ah. Bene, se non ce ne sono, io vi ringrazio davvero anche perché avevamo promesso di stare entro l'ora di tempo e sono esattamente le, le sette e mezza. Mi limito a dire due cose in, in conclusione. La prima è che le immagini non restituiscono la bellezza di queste opere, perché come avete capito, sono opere che cambiano: cambiano forma, cambiano colore, cambiano aspetto. Eh, lo hanno cambiato nel corso del tempo, quindi degli anni precedenti alla mostra, e, e, e alcune di loro lo cambieranno anche nel corso eh, dei mesi della mostra. Quindi, non so, idealmente, questo sarebbe bello no, che questa mostra la si potesse vedere più di una volta anche. E quindi vi invito sicuramente eh, a farlo. In più, la bellezza di quest'opera sarà. Eh, Amplificata da, dal nero delle pareti dentro cui sono, sono state inserite e ambientate. Abbiamo ripetuto un esperimento che avevamo già tentato con la prima mostra del ciclo Black Hole e devo dire insomma che l'effetto noi stiamo all'estendo ormai da da quattro giorni è, è in alcuni casi veramente sorprendente. Um, Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che ovviamente assieme alla mostra faremo anche un ciclo di eh, approfondimento, organizzeremo altri talk e conferenze eh, come questa, ma soprattutto attiveremo una serie importante di laboratori per, per i vari livelli di, di pubblico e quindi anche e soprattutto eh, per le scuole. Eh, e quindi eh, mi premeva dare anche questa avremo, eh, questa. avremo, scusa Lorenzo, rubo un secondo per ricordare che venerdì 15, sempre nell'ambito certo. di Bergamoscienza, avremo un'altra conferenza con un, uno scienziato, un biochimico eh, svizzero, Tom Batten, che verrà a parlarci di altre trasformazioni, di altri cicli vitali, dalla conchiglia al marmo. E, insomma, in relazione a un'opera, una grande opera promossa appunto dalla, uh, dal MERU Art and Science Research Program allo Spazio Zero di Nina Canel e, per parlare di un'altra diciamo, un possibilità di approfondimento tra arti e scienze che, che con questo progetto vogliamo promuovere. E quindi, a maggior ragione, ringraziamo di nuovo Bergamo Scienza, ringrazio Alessandro Bettonagli che è il nostro. Ponte eh, con l'associazione che ci ha affiancato e ci affianca per tutti i progetti che facciamo assieme e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Pietro. Grazie, arrivederci. Grazie.